Grazie ancora. Stasera è serata di chiusura, com'è andata? Ma sicuramente un'altra grandissima edizione, dopo il 10° anno dove c'è l'aspettativa dell'anniversario, non è mai facile ripetersi, invece veramente un'altra edizione fantastica con tante sedi e la nostra città con una serie di eventi sempre veramente molto partecipati, a parte i due luoghi magici del Pincio con l'area music e social di Fuori Passaggi e la rassegna Grandatori del Piazza, sempre piena, ma anche veramente innovare con altre rassegne come ad esempio la rassegna di economia che si è tenuta a San Domenico, è veramente una cosa importante, quindi una manifestazione che cresce grazie all'intelligenza delle persone che ovviamente stanno creando un progetto molto interessante, ma grazie anche, devo dire, ai tanti ragazzi, ai tanti volontari che partecipano sempre volentieri a Passaggi, che in questi giorni si sono adoperati tantissimo per rendere la nostra città bella, piacevole. Insomma, credo che Passaggi sia attestato in modo veramente forte nella città di Fano. Vedere ad esempio in questo momento Malika Ayane che racconta la propria vita proprio sotto Cesare Ottaviano Augusto e di fronte all'Arco d'Augusto la dice lunga di come queste attività possono essere realizzate soltanto nella città di Fano e parlare sia di attualità della vita dei personaggi che vengono qua, ma anche della bellezza della nostra città. Ecco, è per questo che continueremo a credere, investire, a collaborare, a lavorare insieme all'Associazione Passaggi Cultura e ovviamente a credere in Passaggi Festival. Un evento che sicuramente porta a Fano tanti turisti anche. Un evento che in questi 10 anni sta crescendo tanto anche dal punto di vista turistico. Un fenomeno di quest'anno, le persone chiamano nel nostro ufficio turismo e nei vari luoghi del ricettivo e vogliono cercare un posto, anche un bed and breakfast o una casa vacanza in centro storico, perché vogliono vivere direttamente l'esperienza di Passaggi Festival. Quindi in questo caso un turismo esperienziale che si muove nel tema della cultura e che vuole essere direttamente all'interno di Passaggi Festival. Un fenomeno solo la presenza di questa manifestazione. Okay.